Amici sportivi, buonasera, benvenuti all'appuntamento del sabato con il TMV News. Parliamo inizialmente della Roma perché tra una settimana arriverà nella capitale Mourinho, il nuovo tecnico dei giallorossi. Allora, per cercare di capire quali saranno le priorità del tecnico portoghese e anche della Roma stessa, ci colleghiamo con Lorenzo Di Benedetto, che saluto. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Sta per iniziare ufficialmente l'era di José Mourinho alla Roma. Manca sempre meno all'arrivo fisicamente, logicamente, del nuovo tecnico dei giallorossi nella capitale dopo l'annuncio ufficiale dello scorso 4 maggio. È atteso per la settimana prossima. Verosimilmente sabato dovrebbe essere il giorno dello sbarco di José Mourinho a Roma, con un volo privato dovrebbe arrivare a Ciampino e poi a partire dal giorno successivo subito a Trigoria per iniziare a lavorare, per iniziare i colloqui, anche per continuare i colloqui con la dirigenza per stabilire quelle che saranno le linee guida del mercato del club giallorosso. I due nomi più vicini in questo momento alla Roma sono sicuramente Rui Patricio, che dovrà prendere il posto di Paulo Lopez in porta, e Xhaka, che dovrebbe lasciare l'Arsenal per abbracciare José Mourinho. Si parlerà di questo, ma si parlerà logicamente anche di altre strategie di mercato, mentre non c'è certezza ancora su quella che sarà sia la data che il luogo della presentazione di José Mourinho. I Fredkin vogliono fare le cose in grande, vogliono in qualche modo cercare di coinvolgere anche i tifosi, però ancora non ci sono certezze, come detto, né sulla data né sul luogo dove verrà fatta questa conferenza stampa, la prima di José Mourinho alla Roma. La cosa certa è una: Mourinho arriverà la prossima settimana, sabato verosimilmente, a Roma, e a partire da quel momento inizierà ufficialmente la sua nuova avventura al club giallorosso. A te. Restiamo adesso sulla Roma e sentiamo il parere di Eugenio Fascetti sulla squadra giallorossa. Ma vediamo quali sarà. Per adesso mi sembra un cantiere aperto. Se ci sono, cioè, non mi sembra una grande squadra in questo momento, è un grande organico. Di quanti rinforzi avrà bisogno per essere competitiva per la Champions? Parecchio. Oltretutto deve anche sfoltire parecchio. Sì, perché insomma, sono tanti, ma dietro ci vuole un po' di più di qualità, secondo me. E in attacco Dzeko lo confermerebbe? Ma no, bisogna vedere che idea all'allenatore, ecco. Personalmente sì, cioè uno che lo metti davanti fa paura poi agli avversari, quindi privarsene sarebbe... Chi metteresti al posto di Dzeko? Boh. Soprattutto ci sarà da partire dal portiere? Sì, insomma anche lì, perché gli ultimi anni è sempre stato un giro che non mi sembra abbia mai trovato quello giusto ancora. Torniamo a salutare il direttore di TMV Radio, Nicolò Ceccarini, buonasera. Buonasera a te Lorenzo, buonasera a tutti e bentrovati. Appuntamento come al solito di sabato, non possiamo mancare, anche se l'altra settimana c'è stato, diciamo, una defiance, che però non è difesa né da me né da te, diciamo. È vero, però si rinnova l'appuntamento con te per parlare del mercato e ti chiedo subito, facendo riferimento al futuro di Cristiano Ronaldo, quali possono essere anche le novità riguardanti la Juventus qualora dovesse esserci un addio al portoghese, se tornate a parlare di un interesse per Vlahovic, la situazione? Beh, di sicuro se la Juventus dovesse non avere più Ronaldo in rosa andrebbe a prendere un centravanti con la C maiuscola, nel senso che andrebbe poi chiaramente a sostituirlo con un altro giocatore di grandissimo livello e spessore, però con un ruolo diverso, perché Ronaldo, diciamo, è un attaccante che occupa quasi tutto lo spazio offensivo, cioè non sta in una posizione ben precisa. È chiaro che se va via Ronaldo, a quel punto la scelta ricadrebbe su un altro attaccante, un attaccante centrale. Poi qui non mi sono i più vari, perché potrebbe esserci magari un ritorno di fiamma per Icardi, che comunque ha una valutazione molto alta sul mercato, come del resto potrebbe esserci un'idea di Vlahovic o di un attaccante di questa età, che comunque però non è che poi vai a risparmiare tanto di più, perché la valutazione è sempre molto importante. Se pensi che Vlahovic in questo momento è un attaccante che la Fiorentina può valutare sui 60 milioni di euro abbondanti,
chiaro che la Juventus potrebbe anche fare, no, un ragionamento del genere, però bisogna che abbia la disponibilità economica di un addio di Ronaldo. La filosofia, Lorenzo, mi sembra abbastanza chiara nella Juventus, cioè l'idea è comunque di andare a ringiovanire l'organico, quindi teoricamente nella loro filosofia più un centravanti alla Vlahovic avrebbe, no, una spiegazione logica rispetto ad un Icardi, non perché Icardi sia tra virgolette più vecchio, perché sta parlando un attaccante comunque ancora nel pieno, nel fiore, no, della sua carriera, però è chiaro che di fronte ad un 2000 l'investimento se lo devi fare a parità di condizioni conviene farlo più su un 2000, però oggi io so che la Fiorentina non ha nessuna intenzione di vendere Vlahovic, però è importante seguire Ronaldo perché decide lui dopo l'Europeo il suo futuro. Il possibile sostituto di Çalhanoğlu al Milan, ne hai parlato nel tuo editoriale su tutto mercato web, quali possono essere le varie opzioni? Ma ci sono tanti nomi, no? Si parla di Ziyech, si parla di Ceballos, si parlano di altri giocatori che comunque sono in orbita del Milan, che il Milan sta cercando di valutare. Ce ne sono davvero tanti, perché poi alla fine non è che c'è un profilo, ci sarei, io per esempio non ho scritto Ilicic, ma potrebbe anche essere Ilicic, c'è un'altra occasione che il Milan può prendere in considerazione. Di sicuro stanno cercando di vedere se si può aprire anche un canale il Chelsea, Lorenzo, perché l'importante in questo momento dal punto di vista loro è sicuramente questo, cioè cercare di vedere se riescono in qualche maniera a sfruttare un'opportunità che gli possa permettere di andare su due giocatori. Perché il canale del Chelsea è un canale comunque da seguire? Perché c'è di mezzo Giroud, con il quale il Milan ha un accordo, però non ha l'accordo con il Chelsea, nel senso che il Chelsea non libera Giroud. Allora magari potrebbero trovare un discorso un po' più ampio per liberare Giroud e prendere anche Ziyech. Quindi ci sono situazioni al vaglio. Di sicuro credo che la partita più importante è il Milan, se la gioca al di là del trequartista, che è comunque un obiettivo, perché loro devono fare chiaramente questa operazione, come ne devono fare anche altre, se lo giocano molto sul rinnovo di Kessié, perché dopo aver perso Donnarumma, dopo aver perso poi anche Çalhanoğlu, se davvero non riuscissero a rinnovare il contratto di Kessié, ecco, insomma, sarebbe veramente un qualcosa di preoccupante, ecco, per il Milan, se anche il terzo giocatore così importante in scadenza di contratto, perché stiamo parlando di 30 giugno 2022, dovesse poi andare via senza portare nulla nelle casse rossonere. Eh sì, perché insomma già adesso si è indebolito, poi naturalmente ci sarà modo per tornare a rinforzarsi per il Milan, però adesso la squadra di Pioli è certamente inferiore rispetto ai mesi scorsi. Detto questo, passando all'Inter, la partenza di Hakimi come verrà rimpiazzata? A tuo parere alla fine arriverà Lazzari oppure ci saranno altre possibilità? Allora, innanzitutto diciamo che sono ore decisive per la chiusura dell'operazione, perché io credo che alla fine, insomma, visto proprio ieri, no, tutto mercato web parlava di 67-68 milioni di euro, insomma alla fine si va su quei famosi 70 milioni compresi bonus, che poi era la richiesta effettiva iniziale dell'Inter, che era partita da 80 sapendo che non l'avrebbe mai presi 80, però insomma già arrivare a 70 compresi bonus è sicuramente una buona soluzione. Io, guarda, sul fatto, no, che debba essere sostituito siamo tutti d'accordo, sul fatto che debba essere per forza un giocatore della Lazio qualche dubbio in più ce l'ho io, perché comunque Lazzari è sicuramente molto adatto per fare anche il 3-5-2, perché è un giocatore che sulla fascia può assolutamente ricoprirla. Però la domanda è: quanto devi spendere per prendere Lazzari? Perché se devi spendere 20-25 milioni di euro, magari lì devi fare anche un ragionamento, perché poi comunque, cioè, l'operazione Hakimi col Chelsea ti avrebbe sistemato la fascia sinistra, perché sarebbe arrivato Marcos Alonso. Invece tu a questo punto fai Hakimi col Paris Saint-Germain, e Hakimi col Paris Saint-Germain, cioè, ti lascia vuota sia la fascia destra che la fascia sinistra, cioè nonostante tu abbia i soldi però li devi poi reinvestire in questi due settori. Non lo so, Lorenzo, io credo che Lazzari sia un nome, però non so se sarà la scelta definitiva. Parlate anche di Zappacosta. Ecco, Zappacosta è una scelta naturalmente molto meno costosa, perché chiaramente rispetto a quella di Lazzari sarebbe una scelta molto meno costosa. Però comunque lui ha fatto molto bene al Genoa l'anno scorso, per cui voglio dire è comunque un giocatore da considerare. Dipende molto secondo me da quanto budget avranno e eventualmente se dovrà partire anche un altro big, perché allora se dovesse partire un altro big dall'Inter probabilmente avrebbero anche più soldi da poter investire nelle sostituzioni, perché una parte non serve per il bilancio ma una parte serve per la squadra. Vediamo, secondo me lì la partita ancora non è chiusa sulla fascia destra. E collegandoci invece alle mosse della Lazio, in entrata che cosa ti aspetti? Dopo Isai si parla molto tra gli altri di Brandt. Sì, assolutamente, Julian Brandt è sicuramente una delle ipotesi, una delle opzioni. Per me Correa potrebbe partire, la prossima settimana ti confermo è la settimana di Isai al Lazio, io credo che ci sarà un appuntamento a inizio settimana
proprio per chiudere questa operazione. E poi vediamo, perché Sarri ha bisogno di esterni. Sarri ha bisogno di esterni, ha bisogno di trovare comunque sia il suo modulo giusto. E quindi oggi, insomma, c'è Correa potrebbe partire destinazione Paris Saint-Germain? Il Paris Saint-Germain è un'idea, assolutamente. A parte il Paris Saint-Germain, li prende tutti lui. Cioè, poi alla fine non so quanti giocatori poi si ritroveranno in rosa a Paris Saint-Germain. Dovrò fare due squadre, una per il campionato, una per la Champions, perché poi qualcuno finisce per non giocare mai. Sì, può essere un'ipotesi, però si era parlato anche dell'Inghilterra, dove magari ci potrebbero essere anche opportunità. Comunque Lotito vuole almeno 30 milioni di euro per questo giocatore. Parlando ancora della Lazio, quanti giocatori ti aspetti per Sarri, considerato anche che serviranno delle pedine adatte al suo modulo? Ma insomma, allora, per quanto riguarda la difesa, secondo me almeno due esterni, un Usai uno e secondo me anche un altro giocatore a sinistra, e poi secondo il mio punto di vista devono prendere almeno due esterni offensivi per forza, perché comunque l'idea è quella di giocare con Immobile prima punta, però devono prendere anche due esterni offensivi. Dipende, se poi lui vuole cambiare modulo, magari fare 4-2-3-1, qualcosa potrebbe anche modificare dal punto di vista delle richieste, però secondo me altri due esterni ci vogliono. Ecco, se poi parte a maggior ragione Correa, comunque Luis Alberto lo metterà in una posizione, diciamo, di centrocampista centrale o leggermente avanzato, magari dietro le due punte, perché potrebbe fare anche 4-3-1-2 volendo Sarri, no? Lo fece a Empoli, quindi lo potrebbe riproporre. Per cui stiamo a vedere magari quali saranno. Di sicuro, cioè, io credo che almeno 3-4 giocatori la Lazio li debba comprare, ecco, per far contento il suo allenatore. Perfetto, grazie allora al direttore Ceccarini, alla prossima. Grazie a te Lorenzo e appuntamento alla prossima settimana. Diamo adesso uno sguardo agli europei e in particolare alla partita di domani tra Belgio e Portogallo. Sentiamo uno dei nostri inviati, Tancredi Palmeri. Se il parziale degli scudetti dice 1-1 tra Lukaku e Cristiano Ronaldo, vuol dire che adesso se la giocano agli europei. Belgio-Portogallo è soprattutto questo, deve esserlo. Ci sarebbe anche molto di più, ci sarebbe un Belgio che dalla terza partita ha recuperato al meglio De Bruyne, Hazard, Witzel, e si è visto sia da come hanno ribaltato nell'ultima mezz'ora la Danimarca, sia da come hanno regolato la Finlandia. Ci sarebbe un Portogallo che non ha mai avuto tutta questa qualità, forse soltanto la generazione d'oro dei Figo, Rui Costa, dove stava anche spuntando Cristiano, ma sicuramente una squadra migliore rispetto a 5 anni fa, e forse è proprio questo l'imbarazzo della scelta, l'imbarazzo di come disporsi a giocare, che sta ingannando Fernando Santos. Non era facile onestamente uscire da quel gruppo, alla fine ci esce da secondo il Portogallo, però da terzo anzi, ma per colpa della Slovacchia sparato nella parte alta del tabellone. Insomma, però, morale della favola, chi dei due dovesse passare sa che a questo punto, a quel punto, avrebbe una marcia in più rispetto agli altri, perché Inghilterra-Germania e Belgio-Portogallo ovviamente danno una palma di candidato al titolo molto più di tutte le altre. Anche se però nei quarti di finale ti serve relativamente, eventualmente, perché ti serve salvare energie, perché ti serve avere la prospettiva di tutto il torneo. La cosa strana di questo Portogallo è che 5 anni fa aveva un piano preciso: Cristiano e gli altri, ci proteggiamo e poi li colpiamo. Stavolta, con tutta la qualità che c'è in mezzo, con il Bruno Fernandes, con la protezione teorica dei Ruben Dias, la squadra gioca qualcosa come 20 metri più avanti. Forse non è ancora abituata, forse non è abituato Fernando Santos a creare un sistema abbastanza solido per reggere tutto il potenziale offensivo. C'è di fatto però che il Belgio sì che è abituato, arriva con la forza del suo terzo posto ai mondiali e soprattutto deve finalmente vincere qualche cosa nella sua storia. E se non lo fa quest'anno con questo Lukaku. Tancredi Palmeri, TMV News, Wembley. Torniamo in Italia ed occupiamoci del mercato dell'Atalanta, che ha messo gli occhi su Tomiyasu come possibile rinforzo per la difesa. Per saperne di più andiamo da Patrick Iannarelli. Sì, ciao Lorenzo, buonasera a tutti. L'Atalanta finalmente ha messo in mostra tutti i propri gioielli. Alcuni criticavano, corrono solo con la maglia della Dea, invece anche con la nazionale stanno facendo molto bene. Pessina, Miranchuk, Malinowski, Gosens, Romero invece con la selezione argentina in Coppa America. Per il momento però nessuno si muove da Bergamo. Pessina piace all'Inter, però l'Atalanta comunque chiede molto, anche perché c'è la clausola sulla futura rivendita del 50% da girare al Milan. Questa clausola decadrà direttamente con l'arrivo di Pessina
alle 100 presenze con la maglia dell'Atalanta, mancano 41 presenze, quindi siamo vicini, e poi non ci sarà l'eventuale clausola del 50% appunto da girare ai rossoneri. Per quanto riguarda Gosens, si è mosso il Barcellona, comunque siamo sui 35-40 milioni di euro, questa è la richiesta da parte dell'Atalanta, ma servirà una maxi offerta per convincere il club nerazzurro. Per il momento dunque nessuno si muove da Bergamo, anche perché l'Atalanta ha un solo obiettivo per il prossimo anno, quello di ritornare ad essere protagonista e far bene, soprattutto in Champions League. Ieri parlavamo del Torino e dei malumori della tifoseria intorno alla gestione del club. Sul Torino in generale abbiamo sentito il parere di Eugenio Fascetti, che peraltro ha guidato i Granata nel corso degli anni Ottanta. Non è l'allenatore né i giocatori, sono la società che non vuole investire. No. Insomma, io leggo parecchi giornali e sono tutti critici verso la società, insomma. Questo presidente e soprattutto verso il direttore sportivo, che fa il bello e il cattivo tempo, manda via il settore giovanile e le riprende. C'è stata anche ieri notevole polemica da parte dei tifosi. Dicano che voglia fare lui la squadra, insomma. La squadra al limite si fa l'allenatore e il direttore sportivo. Almeno chiedere che i giocatori vuole Juric, come minimo anche. E poi sai, quell'altro è un carattere abbastanza forte, non è che sia un signor sia. E quindi ecco, anche la stagione del Torino come la vede? Male, per adesso male. Che non c'ha la squadra come la Fiorentina, anzi è peggio come organico. E non vedo dove possa vendere e prendere i soldi per comprare, ecco. Juric con il Verona è riuscito ad esaltare i giocatori sconosciuti. Aveva qualche sconosciuto, ma erano bravi. Poi io mi auguro, per amor di Dio. Torino, insomma, è un peccato come la Fiorentina vederli arrivare a fine campionato in questa maniera qui, con l'acqua alla gola. No? Sono stati due miracoli i salvataggi quest'anno. Mi piacerebbe vedere due squadre così, almeno nella parte alta della classifica, ecco. Nella parte sinistra. Bene, siamo ai saluti, il tempo a nostra disposizione è scaduto, ci ritroveremo lunedì. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.